allora, intanto buongiorno a tutti. Ho fatto questo video perché mi sa che nel video precedente avevo sbagliato un po' di cose, quindi ho deciso di rifarne un altro e parlare di altre cose che ho notato in questi giorni, che stavo un po' studiando le date, no? La storia e le date. E ci sono delle cose che mi rimangono un po' strette, nel senso che mi fanno venire dei dubbi, sono un po' curiose. Quindi vediamo un po'. Mi sono scritto qua, ho provato a farmi una linea temporale per cercare di spiegarvi meglio. Intanto parliamo di una cosa, un anno molto particolare, no? In cui sono successe moltissime cose, forse troppe. Il 1492. Allora, intanto nel 1492 la Spagna di colpo, dopo qualche giorno dell'inizio dell'anno, dopo 781 anni di dominazione araba, si libera, di colpo, si libera. È un uomo, di cui non ricordo il nome, ce l'ho sugli appunti, scrive il primo libro di grammatica della lingua castigliana. Quindi si struttura la lingua castigliana in quell'anno là. E nello stesso anno si libera la Spagna dalla dominazione araba, no? Che strano. È strano perché, secondo studi che facevo con amici e colleghi un po' su questo inganno storico, no? C'era sempre la lingua mi batteva sempre sul dente. L'Africa, la desertificazione dell'Africa, che per i libri di storia e imposti dal Vaticano dovremmo credere che si è desertificata milioni di anni fa, no? Però per le università, per studi scientifici fatti in laboratorio del materiale sul terreno, la sabbia radioattiva vetrificata. C'è una desertificazione che segue un padrone, no? In tutto il mondo, che parte dall'Africa, dalla struttura di Rishat, e si estende un po' perdendosi verso poi il Kazakistan. Quindi è come una sfiammata, no? Un po' tipo una sfiammata. Sembra proprio un attacco nucleare, una bomba, o un attacco dovuto a fonti di calore che hanno colpito una determinata zona nel mondo, sul pianeta. Non ci sono deserti qua e là, c'è un deserto esteso nel mondo, come se fosse solo lui. Ok. Quindi mi sembra strano che nel 1400 di colpo la Spagna smette di essere araba, crea una sua lingua che è 85% quasi esclusivamente, quasi completamente latina. Poi cominciano una serie di cose strane, no? Cioè, se fosse tutto vero, Africa si desertifica attorno a quella data. Non si sa come sia successo, non si sa perché, ma si desertifica attorno a quella data. E poi cosa succede? Che strano, proprio in quel periodo i medici costituiscono i sistemi bancari derivati dalla fondazione bancaria templare. Quindi si struttura l'economia mondiale, no? In principio europea, poi con i Borgia, come li volete chiamare, si estende un po' in tutti gli stati, i Borgia che si ficcano poi nel pontificio, no? Si fanno papi. Quindi cosa vediamo qua? Si strutturano le banche, nasce la Spagna, nasce la Francia, nasce l'Europa. Ma andiamo per passi, tutto a partire dal 1492, ma andiamo per passi. Intanto in quell'anno Rodrigo Borgia diventa Papa Alessandro VI, la Spagna abbiamo detto che fa tutti questi strani passi, e Colombo parte per scoprire l'America.
Poi, date importanti, nel 1500, Bosch dipinge il giudizio finale. Copernico formula la teoria elocentrica. Quindi per Copernico iniziamo ad essere satelliti del Sole. Nello stesso periodo, tra il 1500 e il 1600, si formano quasi tutte le teorie a cui dovremmo credere adesso. Kircher cartografa la Luna, studia l'ottica, l'illuminazione, i riflessi, la proiezione, l'inganno, i mondi sotterranei. Galileo Galilei inventa il telescopio e conferma le teorie di Copernico. Siamo in un posto eliocentrico. Nasce sto Leonardo da Vinci che si inventa di tutto, pure l'anatomia. Newton. E niente, no? Cioè, succede tutto sequenzialmente a partire da questa desertificazione nel mondo, no? Da questo attacco che secondo me c'è stato, si è desertificata una zona del mondo, si è ricostruita un'altra zona, con nuove dottrine, una nuova economia, delle nuove leggi. Difatti poi tra il 700, 800, 900 cominciamo poi con Napoleone, no? Washington, tutti questi personaggi che... gli incendi di San Francisco, di Mosca, cioè questi personaggi ricostruiscono il mondo. E stranamente hanno sempre in mano, o sono sempre raffigurati con il fascio romano. Il fascio romano che, se lo vediamo qui, il fascio romano per i francesi, il fascio romano è rappresentato un po' ovunque come simbolo di vittoria, ma la cosa strana è che simbolo di vittoria per i francesi e simbolo di vittoria per gli americani. Poi strano pure che l'ho trovato qui nei Sumeri, il fascio romano, non so perché, e che questo dovrebbe essere, questo personaggio dovrebbe essere Oannes, il dio pesce, che per alcuni Oannes è anche Enki, ma questo è Enki, quindi Oannes non è Enki, ma poi ne parliamo in un altro video. Ma continuiamo con la storia del mondo. I fasci sono qualcosa di stranissimo, cioè se li andiamo a vedere più in specifico sulle monete, non erano delle asce, come spiega Wikipedia, formate da pezzi di legno e un coltello, una lama, ma si vede qua hanno un grilletto, hanno dei caricatori, è una struttura che a me ricorda più un cannone, no? Ed è sempre raffigurato con il caduceo e come simbolo di conquista, era usato dai littori per Wikipedia per difendere i romani, che secondo me non sono nemmeno esistiti, ma secondo me è stato usato per resettare il mondo con queste tecnologie del passato che erano, non lo so, si usava l'energia, erano armi al plasma, si usava l'etere, si usava elettromagnetismo e questo ce lo dimostrano anche le architetture antiche, tutte costruite con materiali superconduttori vicino a liquidi tipo l'acqua, con strutture che ricordano le antenne, no? Ma poi andiamo a vedere l'Africa dal 1500, dal 1492 indietro. Io ho provato a fare un po' di ricerche, no? Quindi io ho scoperto, ho provato a cercare le date vicine al 1492 sull'Africa, quindi dal 1560. Vedete questo lago qui? Questo è il lago Gube. Un lago Kuba, che poi è diventato il lago Debo. Mi dovete spiegare com'è che in Africa tra il 1500, guardate questo lago, tanto guardate che i flussi d'acqua che toccavano l'Africa in passato,
questi posti qua, non ci sono più, è tutto desertificato, ma il servizio desertificato sequenzialmente, lentamente, dal 1500 fino al 1700, 1800, va bene? Dal 1800 è quasi sparito poi questo lago Huber, che era enorme, che doveva bagnare e irrorare, no, Africa un bel po', è scomparso, è rimasto solo un lago Debo, che è piccolissimo, questa zona qui, e tra l'altro è vicina alla struttura di Rishat. Non so se la conoscete, la struttura di Rishat. Basta scrivere struttura Rishat e la troviamo qui. È questa struttura stranissima che si trova in Africa, va bene, che sembra proprio il punto, il fulcro di una bomba, ok, che si trova proprio nello stesso punto, ok. Scusate se mi spiego malissimo, ma io è così che vado avanti. Va bene, quindi l'Africa tra il 1450 e il 1800 si è desertificata tutta, sono scomparsi dei laghi e il deserto, se vedete nel mondo, segue una scia, un padrone, che se andiamo in una mappa globale lo vedete ancora meglio. Quindi che cazzo è successo? Nello stesso periodo si è ricostruita Europa, con i poteri forti, e sono andati poi con Colombo a conquistare America, a latinizzare un po' tutti, e si è ricostruita la storia del mondo, no? Poi con Napoleone, Washington, poi le esposizioni universali, e poi le guerre mondiali, no? Poi la teoria della relatività di Einstein, e il nuovo ordine mondiale dove viviamo adesso. E la cosa importante e super interessante è che prima del 1492 Tolomeo, dov'è? Raffigurava il mondo così. E qua si vede un po' male, ve lo faccio vedere qua. Ok, quindi non c'era Africa, è come se si staccasse da qualcosa di più grande. Qua lo vediamo meglio, ok? La Groenlandia era unita alla Scandinavia, la Russia era unita all'America, ed era solo Asia, tutta Asia. Esistevano Asia, Europa, Africa. Un'altra cosa importante è che dopo Tolomeo, ma nello stesso periodo, il mondo viene raffigurato nello stesso modo, quindi senza Oceano Pacifico, no? E guardate chi lo maneggia, i figli di Noè, Japheth, Sem e Cam. E chi studia il tema del passato sa di che cosa sto parlando. Quindi, prima del 1400 c'era un... era raffigurato, no? E si parlava, si vedeva, si leggeva di un mondo determinato. Poi, a partire dal 1500, con Colombo e con le altre stronzate, è cambiata totalmente la geografia mondiale. Va bene? Fino a lasciare Africa deserta, un nuovo Oceano Pacifico, il Polo Nord separato dopo le guerre mondiali, separato anche militarmente dal contatto civile, dalle persone comuni non ci possono andare, non possiamo andare a vedere se è tutto vero. La California da isola è diventata una penisola, si è unita d'America. America e Russia si sono staccate, quando vediamo che America dell'Ovest
e Russia dell'Est hanno la stessa flora e fauna e i nomi delle città hanno lo stesso idioma. Quindi, cosa è successo attorno al 1492? Niente. Aveva poche immagini questo video, ma spero vi sia piaciuto lo stesso, spero si sia capito. Proverò a farne uno più dettagliato in futuro.